Buongiorno e bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento offerto da WeBank. Mi chiamo Pietro Froio, sono consulente finanziario di Banco BPM e di WeBank. Puntatone importante di inizio settimana, la facciamo insieme al nostro buongiorno Luigi Pangia. Luigi, buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno a tutti, buongiorno Luigi, stavo a dire. Iniziamo alla grande, alla grandissima proprio. Sì, grande, grande Oggi ce n'è giornata da oggi, dire. sì, mamma mia, Ce n'è da dire. sì. Buongiorno a Luigi Pangia, buongiorno a Stefano Bargiacchi, regia, lo prendo in contropiede. Sono Anche, bentrovati, un piacere essere qui buongiorno, con voi. buongiornissimo Stefano. Allora, sono successe così tante cose che è inutile andare a fare un sommario, lo andiamo a prendere direttamente. Luigi Pangia, lo abbiamo trovato già l'8 di settembre. Non era proprio ottimista sull'andamento dei mercati di lì a breve, giusto Luigi? Sì, più o meno. Diciamo che per il momento le sue preoccupazioni erano fondate. Adesso andiamo a vedere perché. La domanda che io mi faccio è: stiamo arrivando vicino a un minimo? È quasi ora di comprare? Adesso Luigi ci risponderà, non gli chiedo di rispondermi adesso perché è un po' lunga, e quindi io la imposterei un po' così, è quasi ora o ancora no? Vediamo un po', guarda che faccia, No, no. faccia sconsolata. Vabbè, allora, No, guarda il caso adesso di Dio, no. andiamo a vedere Poi insieme. dopo vediamo, dai. Scusate, allora, prima di cominciare. Io vedo che gli iscritti al canale di YouTube di WeBank crescono giorno dopo giorno e di questo io vi ringrazio. Quindi per tutti coloro che fosse la prima volta che vedono Luigi Pangia, adesso andiamo a dire anche chi è, in modo tale da conoscere i nostri lettori, per chi è qui di passaggio, per chi vede la registrazione con Luigi per la prima volta, quindi lo presentiamo anche brevemente. Scusatemi, prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che il seguente video può contenere informazioni e opinioni relative a strumenti o prodotti finanziari, ma che tali informazioni e opinioni vengono fornite a scopi meramente informativi, didattici, non costituiscono in alcun modo un consiglio, una raccomandazione all'effettuazione di un investimento o di un disinvestimento. Con questo, come al solito, cosa voglio dire? Che noi, non conoscendo la vostra propensione al rischio, liquidità, composizione di portafoglio, stili di trading e investimento, non ci permetteremo mai di consigliarvi l'acquisto e la vendita di tutti gli strumenti che andremo a menzionare, asset, prodotti o quant'altro. Come al solito, se volete partecipare alla diretta, è su YouTube, state guardando da YouTube, dovete essere iscritti al canale YouTube di WeBank da almeno un'ora. Quindi, se non siete ancora iscritti, come al solito, un invito a farlo. Cliccare sulla campanellina delle notifiche, così da essere sempre aggiornati sui nostri webinar. Nel frattempo, però, potete scrivermi anche su WhatsApp al 347-919684. Come al solito, questo numero non vi serve solo per fare le domande a me e a Luigi, ma anche per avere informazioni per quanto riguarda tutto il mondo di WeBank. Soprattutto in questo periodo, mi raccomando, la promozione con col conto di WeBank, zero costi di apertura, tenuta, chiusura conto. Con una promozione per i nuovi correntisti Banco BPM che scade il 3 di ottobre. Questa promozione vuol dire conto gratis per sempre, quindi mi raccomando, se avete Non per fare dubbi. pubblicità, l'ho fatta prima a mio figlio e tu lo sai, No, quindi. infatti, stavo per dire che Luigi Pangia, che è con me, adesso ne parliamo, che è con me dal 2012, è Sì. partito col conto solo lui, poi praticamente ha bancarizzato tutta la famiglia, no? Esatto, è la verità. E quindi anche solo se avete esigenza di avere un conto corrente, questo è un conto corrente zero spese. Sì. Ne parliamo meglio fra un po', perché così parliamo anche della parte del trading. Comunque, Luigi Pangia è relatore cliente di WeBank, come vi dicevo, con me dal 2012, cioè praticamente da quando io ho iniziato a lavorare qua. Oltre che è trader indipendente, è formatore.
non è in conflitto di interesse, perché comunque è trader indipendente, come tutti i formatori di WeBank, ha una sua pagina personale sul sito di WeBank, mi raccomando, www.webank.it, eventi e corsi, e qua a destra c'è cioè, conosci gli esperti, scopri di più, torniamo su Luigi Pangia, dov'è? Qua. Ci sono tutte le informazioni che lo riguardano, ma ci sono, mi raccomando, i link, sia se volete scrivergli in privato, sia se volete seguire il suo canale Telegram, quello pubblico, in cui pubblica le analisi in base al suo approccio volumetrico. Se no, se volete scrivergli in privato, c'è questo. Poi ci sono anche la training room, fa di diverse cose dove con i ragazzi si confrontano sulle analisi e sui possibili andamenti. Ci sono un sacco di informazioni. Bene, niente, basta, andiamo, vai. Basta. Allora, aspetta, prendo io. No, no, rimango qua. Allora, noi. Ah, Aspetta, stavo aspetta. rubando lo schermo. No, Ok. rimango io un secondo solo, poi te lo lascio Ok. subito. Allora, questo è SP500. Ecco, no, già stavo guardando, visto che c'era il tempo reale, che il FTSE MIB stamattina non è proprio bellissimo. Infatti sto proprio anche io sul FTSE MIB, su T3. 28.335 35 in Sì. questo momento di indice, non sto guardando il futures, ma tanto cambia Allora, poco. infatti io sono sul. SP500, questo è l'indice, quindi sta alla chiusura di venerdì che è a 4.320, ha rotto i minimi precedenti. Noi ci siamo visti a l'8 di settembre, giusto? Quindi eravamo qua, eravamo in questo punto. Ci sono stati 3 o 4 giorni un po' di rimbalzo, ma poi dopo è venuto giù a picco. Io sto guardando l'indice, non sto guardando il futures apposta per avere una visione proprio a bocce ferme, perdonatemi, passatemi il termine, e quindi se andiamo per fare delle analisi sul lungo periodo, la situazione delle chiuse, anche perché c'è stato il roll dei contratti, quindi guardo l'indice per Sì, ma questo sta anche. succedendo proprio in questo momento, quando abbiamo iniziato, vabbè, è successo qualcosa, sta crollando È successo tutto. qualcosa, E quindi adesso succede, io boh, non mi riesco a taccio e capire. l'andiamo a commentare subito. Vai, prendi tu, Guarda, quindi. è assurdo, è assurdo, Andiamo a vedere, così lo è assurdo. vediamo Sì, in diretta guarda. senza che io stia a Share. cinchicchiare. Ok. Ah, vado pure io sull'indice. Sotto ciò mettiamo un attimo il future del FTSE MIB. Ok. Eccolo qua, sotto abbiamo il future e qua abbiamo l'indice. Ok, dopo perché faccio io un attimo prima questo andamento, questa 4 ore, è l'indice nostro a 4 ore che prezza 322 di, diciamo, di indice. Quello che sta succedendo per quanto riguarda proprio un'analisi a spanne del grafico, ok? Ci troviamo nella sua parte, diciamo, del laterale, dove però in questo momento, tutta la parte long, tutta la parte di pressione long è completamente andata, andata proprio. Okay? Quindi, c'è una forte pressione short in questo momento. Quindi chi pensa al long, meglio che si stia un attimino fermo, attendere un attimino quelli che sono livelli più che hanno tenuto il supporto di questo laterale, anche perché i volumi sono stati messi in modo distributivo. Quindi questa lateralità, okay, è proprio dovuta a quella che è la distribuzione di questo range trading. Parliamo solo a livello grafico, perché poi se dovessimo andare a buttarci dentro quello che è la parte macro, allora lì iniziamo a parlare e non finiamo più. Quindi mi veramente mi limito ad analizzare quella che è la parte grafica, ok? E quello che si sta però, diciamo, costruendo nella parte grafica nell'ultimo short, e cioè voglio parlare proprio di questo periodo qua, ok? Proprio di questa discesa qua. Questa discesa, se guardate bene, anche nel laterale della discesa, ripeto, siamo su un grafico a 4 ore. Il laterale di questa discesa porta ad evidenziare proprio una pressione short, okay, che non molla, cioè si tiene molto distante dalla pressione long. Ciò vuol dire che la locomotiva è in testa agli short, ok? Questo come lo, diciamo, come lo evidenziamo ancora di più in qualcosa del genere?
Se io prendo il future, innanzitutto questo è il future a daily, questa è la tick distribution della T3, ok? Se io vado ad analizzare il future del MIB, del FTSE MIB nostro, e lo metto sotto forma tick distribution, se riesco a beccarla, eccola qua, questo è daily a sinistra e questo è il 4 ore a destra. Non riesco a beccare. Ma quello è 30 Eccolo minuti. qua. Aspetta, questo qua. Questo qua è 30 minuti, sì, scusami. Non riesco a beccare sta cavolo perché la tengo raggruppata. Eccola qua, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Se vedete bene, facciamo così, dai. Il 30 minuti, da quando è iniziata la giornata, qui ha dato il massimo, ok? Adesso, man mano, sta costruendo degli, non voglio chiamare accumulazioni, okay? Delle value area, delle zone di volumi dove lavorano come resistenza, ok? Ci arrivano, fanno distribution, accumulano, diciamo, raggruppano, mettono volumi, ma i volumi ovviamente non tendono ad andare sopra, ma tendono ad andare giù. E ogni volta che ne crea una, va giù. Guardate, qui è completamente sell-off. Non hanno proprio cercato di distribuire volumi, ok? Quindi, boom, ancora e ancora sui minimi. Voglio far vedere solo una cosa. Questo non lo posso far vedere sul FTSE MIB perché mi dispiace un attimino, ma volevo farvi vedere un attimino che cosa sta succedendo sul DAX. Poi dopo ci ritorniamo con calma, ma ve la voglio far vedere solo a livello visivo, ok? Come sono così in gamba, okay, a manipolare tutto quello che è il mercato. Cioè la pressione in discesa del DAX in questo momento, okay, scende comprando. Vedete, quando lo dico sempre, non finirò mai di dirlo, perché è un qualcosa che quando lo si vede dice no, non è possibile. Vedi, queste candele sono rosse che scendono, eppure una certa potenza long che cerca di fermare il prezzo ci sta. Vedi, 75 su 20 e scendono. Adesso 25 su 42 tendono di assorbire. Ma questi hanno fatto una discesa che fa paura, paura veramente. Guarda qua. Così hanno fatto tutti, anche l'S&P, dopo lo faccio vedere nel dettaglio. Questa è la discesa dei massimi del DAX ai minimi dove sta adesso. Cioè, si è mangiato 100, 100, quasi 150 punti, 80 e 20 sopra, sì, 140 punti più o meno. Stiamo qua, 143 punti, lo vediamo sotto. E continuerà a scendere per adesso. Adesso stanno un attimino assorbendo, ma l'assorbimento long può anche alimentare la discesa, quindi cioè è tutto un ragionare. Però quello che vedo qua è qualcosa di impressionante, ok? Quindi vediamo se il pomeriggio ci porta un po' di buying, però idem per l'IS. L'IS stava sui massimi. E questo è senza cash, si è fatto già 31 punti e 75 senza cash. Quindi io non stavo con voi, non so se è successo qualcosa, qualche notizia strana, oppure stanno semplicemente attuando quello che, diciamo, le parole di Powell che vogliono tecnicamente switchare un po' abbassare i prezzi dell'azionario, perché comunque ovviamente quello che vediamo sul tech non è ammissibile proprio, cioè non stare in cielo né in terra, i prezzi che stanno adesso lì sopra non sono giustificati proprio Sto da guardando nulla, se sulle news quindi della T3 c'era qualcosa. no, non ci ho visto, ti ripeto, stavo con voi e quindi non Indice IFO. no, è uscito bene l'indice IFO, infatti lo volevo riprendere un attimino fra poco. L'indice IFO è uscito bene. È uscita la fiducia, bene, però questo non dovrebbe alimentare questo short, capito? Quindi c'è un attimino da capire che stanno facendo semplicemente il loro lavoro. Ecco, dov'è il calendario? Eccolo qua.
Indice IFO 85,2 è uscito 85,7. Non è malvagio Sì, ma questa è la prima che andassimo in diretta. Sì, alle 10. Vabbè, quello è per No, dire. Cioè, stavo pensando se c'era, stavo guardando se c'era qualcosa, se proprio perché dovessi avevamo dire che stanno parlato. scontando qualcosa, non, Ah, assolutamente vabbè. no. Quindi è assurdo questo, è assurdo, no? È in realtà, è il mercato e quindi va bene. Però non ha, cioè, per me non è collimato da tutto quello che si è detto e fatto fino adesso. Perché se dovessimo sentire, a guardare quello che è successo da 2 anni a questa parte, che abbassiamo l'inflazione, il mercato saliva, abbassava l'inflazione, il mercato saliva, adesso Powell dice due parole, il mercato dovrebbe crollare. Cioè, il mercato è fatto di alti, di swing alti, di swing bassi, e diciamo pure che questo è un ritracciamento. Quindi, se squizzate, cioè se portate giù un grafico e lo mettete per il lungo tempo, vedete che sicuramente il grafico sale solo, okay? Quindi con i suoi ritracciamenti interi. Quindi aspettiamo un attimino questo ritracciamento e vediamo fin dove arriva. L'indice FTSE MIB, quello che voglio farvi vedere dopo sulla tick distribution è molto 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 intuibile. Ovviamente io vorrei che questo 29.000 e precisamente il 28.850, che fra poco vi faccio vedere, vorrei che fosse buttato giù. Una volta buttato giù il 28.850, che sulla tick distribution equivale a questa rottura di tutte le resistenze profiling, e cioè questa, eccolo qua, me la stavo vedendo prima. Questo 28.850 sta proprio nel finire queste grandi distribuzioni di volume che tecnicamente stanno lavorando come resistenza. Guardate la giornata di oggi, volumi zero, eh? Cioè, o meglio, no, i compratori non cercano di frenare la discesa, nessuno compra. Per questo non ci stanno volumi, i volumi ci sono perché ci stanno i sell, però ovviamente perché il mercato no, non mostra pance, Non c'è ok? battaglia. Non c'è battaglia, bravissimo, non c'è proprio battaglia, okay? E quindi trovano proprio, ma lo si vede addirittura sull'S&P, ripeto, eccolo qua, tutto flatting, è arrivato sopra, diciamo, questi volumi hanno fatto un po' di distribuzione a nord e poi veramente non riesco a capire il motivo che hanno innescato questo, ma veramente si sono fatto 32 punti e 25, È una quindi discesa scomposta scomposta, oppure? completamente scomposta. Ah sì? Sì, perché non è un sell-off non è un sell-off. Il mercato scende, ma non scende a mani piene, questo è quello che Ah no, voglio dire. dico, cioè Sì, no, capito? scomposta intendo, cioè che non è che oddio, cioè non... No, no, per me questi sono solo ritracciamenti. Ah, ok. Cioè, sono ritracciamenti profondi di swing, ma sono ritracciamenti, C'è ok? controllata, come dici Sì, e tu. guarda. Questo è senza cash, questo è l'S&P, ok? Scende, guarda questa candela. Questo è senza cash, ripeto, quindi è solo per farvi capire, 485 contratti in questa candela dove 275 sono short e 4 in long. Cioè, dove stanno sti long? Cioè, chi è che mi frena il prezzo se non entrano i compratori? Non so se rendo l'idea. Chiaro. E quello è. Quindi è facile tagliare, diciamo, il burro caldo con un grissino. Chiaro, no? L'esempio. Chiaro. Quello è. Quindi, ok. Ma per Aspetta. forza di cosa? Sì, prego. Domanda. Vai, finisci, poi. No, per forza di cosa? Per tecnicismi che qui non sto a raccontare, questo prezzo a un certo punto deve ritornare più o meno nel primo terzo della campana che sta costruendo del profile, ok? Quindi non può shortare, non stiamo parlando né di un 11 settembre, non stiamo parlando né dell'elezione di Trump, non stiamo parlando né di Covid, che sia chiaro, ok? Chiaro. Quelli sono fattori esogeni che hanno portato proprio un crash totale, ok? Un finger button, come si dice, no? E Sì. che assolutamente nessuno credeva in un recupero, nessuno credeva in qualcosa, e quindi là era proprio sell-off, la gente non credeva più a nulla, ok? Quando tu buchi l'America è come se buchi un firewall di una certa sostanza, ok? Quindi quella roba ha portato giù i mercati proprio a goccioloni. Ma E come qui non vedi? siamo nella Ma stessa. non ci credo nemmeno un attimo a sta cosa.
Ok, sì, è un sell, perché è un sell, Sì. però non ci, se parliamo nel macro swing, ma non ci credo manco un poco. Okay? Ok. Quindi che deve scendere, scendesse, per l'amor di Dio, perché il mercato sale e scende. Però se devo dire scende perché sta facendo sell-off, Ok. oppure grandi quantità stanno transitando dall'azionario, cioè stanno andando via dall'azionario. Per adesso non mi sento di dirlo. Okay? Quindi, Passaggio successivo. Se yes. prendiamo un grafico giornaliero dell'S&P, di quello che vuoi, un giornaliero Eccolo qua. S&P, sì. Allora, praticamente, giornaliero che mi prenda anche ai massimi di agosto. Allora, c'è una corrente di pensiero, nel senso è, ho sentito dire e ti chiedo un'opinione al riguardo, che cosa ha fatto? Massimi relativi di agosto è sceso. Durante agosto, di luglio, scusa, è sceso durante agosto e alla fine di agosto è risalito, rimbalzo, Sì. e poi dopo ci siamo visti e sappiamo com'è andata. Cosa può Questa fare? corrente di pensiero dice che la difficoltà maggiore non è sui massimi di luglio, ma è superare i massimi, quelli di fine agosto, inizio Sì, stanno qua, settembre. eccoli qua, eccoli qua. No, quelli dopo. Questi qua? Sì, cioè che una volta superati quelli, i massimi di assoluti, non assoluti, però quelli di prima, assoluti di periodo, ecco, diciamo, i massimi assoluti di periodo non dovrebbe avere troppi problemi a superarli, perché in realtà il vero scoglio sono quelli in area 4580, che cos'è? 4600. Tu cosa ne pensi al riguardo? Allora, io ti analizzo quello che è il volume profile, che in questo momento con me è quello che mi dice più o meno che cosa sta succedendo, ok? Questo è un periodo lungo, ok? Questo arriva a molti giorni indietro, se non erro, a 1/12/2021, ok? Questo qua a destra invece prende solo la salita, vedi? La salita da 4154, lo stavo vedendo prima, ai massimi di agosto che arriva a 4684 e che adesso si trova qui. Ok? Il punto di equilibrio per questi volumi, e questi volumi sono quelli più dietro alle mie spalle. È inutile che vado a prendere adesso tutti questi volumi che vedete qua, non mi servono, perché io devo capire la distribuzione dei volumi come è avvenuta nella salita. E cosa mi aspetta poi nella discesa? Questa parte qua, ok, questa parte a destra, questa non è stata ancora rivisitata dalla discesa. Quindi la distribuzione, come vediamo, di questi volumi che è arrivata qui sopra, ok, dobbiamo vedere alla fine se appartiene ad un disegno più grande che potrebbe essere tutto questo. Perché se questa roba è in disequilibrio per questa roba, per forza di cose, questa sezione di prezzi verrà per distribuzione verrà rivisitata, perché i volumi vengono distribuiti facendo zigzag, ok? Quando loro trovano le loro zone di accettazione e arrivano a formare una certa quantità di volumi, per poi non possono più soddisfare quel range trading, anche perché quanto tempo tu puoi stare fermo un minuto in un metro quadro? Cioè, quanto tempo ti puoi fermare in un metro quadro? A un certo punto tu vuoi esplodere da qualche parte, perché non ce la fai a stare fermo in pochissimo spazio, no? Ti saturi il cervello, e così loro saturano i volumi nel range trading in cui loro stanno operando. Quindi io mi aspetto che questa discesa non si fermi assolutamente qua, okay? Anche perché ha rotto il supporto che ha proprio in questo momento, in questa giornata, sta rompendo il supporto che doveva tenere per ritornare a far sì che bilanciava qualcosa del genere. Vediamo se oggi riesce a testare quantomeno il 4335, 4335, anche perché alla sua sinistra
non ci sono volumi che tengano e che poi equivale a tutta questa zona in balance, ok, di questi volumi dell'S&P. Ovviamente facendo un'analisi così dettagliata dell'S&P, stiamo parlando più o meno di tutti i mercati, più in tutti i mercati afferenti a quello che è l'S&P, ok? Certo. Quindi anche Nasdaq. Nasdaq si trova in questo momento nella stessa situazione. Anzi, dopo vediamo che Nasdaq già ha attraversato una zona di imbalance molto molto grande, ok? Quindi quantomeno mi aspetto un test ai 4.300, forse non oggi, forse sì, perché quando vediamo che l'S&P si mette a tradare come si deve, le estensioni te le fa e te le fa pure grandi, ok? Quindi lui adesso già è in attraversamento di questa zona, guardate sinistra, vedete? I supporti principali sono stati rotti sotto di sé al nulla, ma non ci sono supporti che mantiene il prezzo. Adesso dobbiamo solo vedere se il balancing, cioè è un po' pallosa, non lo so se è pallosa, però è far capire che il prezzo, se va in sell-off, che non è in sell-off, per forza di cosa deve ritracciare poi, deve ritracciare per bilanciare, ok? Perché altrimenti, se fosse un sell-off a mani piene, il prezzo si allontanerebbe tantissimo da una zona di equilibrio. E quindi questa roba deve essere ripresa. Ok? Chiaro. Questo è per quanto riguarda l'S&P. Quindi Se dovessi. adesso è un po' in territorio di nessuno. Sì, adesso io mi aspetto che ritorni quantomeno a 4.359, anche perché mi consentimi di far vedere un qualcosa di book che dà più o meno il senso della cosa, per farvi capire la discesa. La discesa non ha tanti volumi, vedete? La Ok. discesa non ha tanti volumi. Beh, siamo anche senza cash, poi. No, per farti capire. I pallini sono piccolini, anche senza cash, i pallini sono piccolini per farti capire che scendono senza intenzionalità, Ah, capisci? ok. L'intenzionalità non c'è, la liquidità, ok? La mettono per attrazione, ma non ci va il prezzo per adesso. Adesso se io ti faccio questa situazione, guarda la liquidità permanente dove sta a 4.400, non c'è nemmeno sul numero tondo 4.300. Quindi vediamo se questa liquidità che c'è fino a Per i è profani, come si legge questa cosa? semplicemente un book rappresentato graficamente. È il book dell'S&P, è un book normale. E anziché vedere i numeretti a destra, li fa vedere sotto forma di colori su una finestra. Questo è tutto, niente di che. No, Ok, ma dico book. come si interpreta che a 4.400 ci sia la liquidità? Allora, se questa riesce a ritornare su per bilanciamento, il 4.400 potrebbe essere toccato perché il mercato si muove cercando liquidità, ok? Ovviamente non mi metto contro trend, cioè se vedo una liquidità no, se vedo un sell off non è che mi metto long perché devo andare a prendere la liquidità, si deve pure interpretare in un certo modo, Certo. ok? E quindi questa liquidità, che innanzitutto questa prima che è a 4.382, è la prima liquidità permanente che si trova sopra. Il resto che sta sopra è liquidità di book normale, quindi dobbiamo capire se la cerca o meno. Ma Cioè, se inizia. praticamente, se ho capito bene, adesso. Cioè, credo di aver capito bene. Se adesso non è il momento di comprare, perché comunque Sì. stanno scendendo, nel momento in cui dovessero invertire per rimbalzo un po' più corposo, diciamo, perché sono 50 punti, Sì. Sì. quel 4.000, fino a 4.400 c'è spazio. Poi, siccome a 4.400 c'è una montagna di liquidità, è molto probabile che il movimento si fermi, Sì, giusto? esatto. Guarda un attimino qui. Guarda la discesa. Questa te l'ha messa. Questa è la discesa. Guarda bene questa liquidità. Guarda questa bene questa liquidità. Questa qua ha lavorato come resistenza. Vedi? Loro ci entravano dentro, ma ricaricavano. Non, il livello veniva ricaricato. E quindi quando il prezzo shortava dentro, trovava un muro di cemento. Loro tradavano con 100 e loro aumentavano di 300. Cioè, è impossibile. Poi diciamo rompere quel muro se tu mi metti sempre cemento sopra, capito? Voglio fare degli esempi molto Chiaro, piccoli, ecco, capito? chiaro, Quindi se tu mi butti cemento sopra, io non riesco a sfondare. Al contrario, layering, questa è tecnica layering di book, cioè costruiscono i livelli in liquidità in modo passivo per essere eseguiti.
Queste sono chiusure, ok? Infatti il prezzo, se vedete, scende con la liquidità che dovrebbe tenere il supporto, invece il prezzo scende, capito? Io ci metto 100 perché voglio essere mangiato 100. Se io non voglio far rompere il muro, io aggiungo liquidità. Non aspetto che mi eseguano e poi non metto niente, capito? E sotto cosa c'è? Sotto qui adesso in questo momento c'è un po' di liquidità, il prezzo è lontano dalla liquidità, vediamo se quando ci arriva dentro riesce ad, diciamo, a essere ricaricato il livello per poi tenerlo come, diciamo, come livello permanente, oppure vanno a cercare questa liquidità che è 4.365 più o meno e vediamo sul grafico 4.000, 4.000, abbiamo detto 4.000. 364, che cosa c'è? Più o meno è qua sopra il 464, è sotto questa liquidità. Quindi può essere che se vanno a cercare questo e vedo che mettono su, allora ci sarà un balancing tra questa, in questa zona dove il prezzo forse inizierà a fare questo movimento. Ok? Allora, quindi sono 20 punti Sì, anche di ping pong. perché vedo che il laterale, ok, è supportato da questa liquidità. Cioè, tendono a caricare, non Questo è per tendono a l'intraday toccare. poi, Questo è però. l'intraday, questo è proprio swing trading, un po' di scalping per pochi punti, diciamo. Però Adesso. il mio aim era farvi vedere un attimino che questo short non era un sell-off, capito? Sì, Perché non chiaro. è che premono giù, sono loro che sono stati eseguiti in modo passivo. Non mettendo altra liquidità a supporto, come vedete, ogni livello, okay, è eseguito e sotto non ha più liquidità. Guardate qui come ha messo ancora tanta liquidità, però sono stati eseguiti e poi è sceso ancora più giù. Proprio un layer di liquidità. Okay? Quindi questa roba diventa importante. Capire il book di liquidità. Prego. Niente, ti rubo un attimo la condivisione. Sì, prego, Al prego. ritorno, così do qualche informazione per chi è interessato ad aprire Voglio il rispondere a conto. Maxi oggi però, eh? Infatti stavo dicendo, al ritorno io ti chiederei velocemente, quindi Facciamo subito un punto, così rispondiamo a sì, andiamo sul Maxi. reddito fisso, però prima mi interessa, cioè, una base sul giornaliero, cioè la base sul giornaliero la risolviamo subito, cioè qual è un di S&P, qual è un livello secondo te per Ah, il guarda, stanno quale segnati no? qua, guarda, Cioè 4.325. 4.325, 4.300 praticamente. Sì, quello è il mio range per oggi. Altrimenti, allora, io per vedere una ripresa del long senza testare questi volumi, il prezzo da qui deve fare questo. Ok? Deve scambiare al di sopra del 4.400. Per Ok. forza di cose, perché deve rientrare nel suo range macro distributivo. Okay? Questi sono sotto range, sono sotto distribuzioni. Okay? Quindi loro accumulano, shortano, accumulano, shortano. Accumula intendo aggregano, perché quando dice accumulazione uno subito pensa al long. No, è un'aggregazione di contratti che poi faranno il loro lavoro. Ecco, okay? Quindi non mi va di dire accumulano per il long, Cioè, no, accumulano per lo chiaro, chiaro, è short. chiaro. Aggregano volumi e poi da lì si capisce, ok? Quindi comunque, per chiudere il capitolo S&P, per vedere un ritorno della forza deve cominciare a scambiare sopra i Sì, 4.400. assolutamente, Fino a quando assolutamente. non scambia sopra i 4.400 No, non c'è anzi, speranza. per l'esattezza, ti dicevo, 4.418, per lo stesso motivo del FTSE MIB che abbiamo detto prima, guardate, volumi, volumi, ok? Adesso non c'è cash, non lo possiamo dire, però dov'è che si fermano i volumi che possono lavorare da resistenza? Più o meno qua. Okay, qua 4.418 e quindi questo dovrebbe essere più o meno 17-18. Quello dovrebbe essere per me e dovrebbe essere questo perché per me la sua zona distributiva è questa. Ok, non è questa. Questa è un'altra zona distributiva per me. Questa è una split section. Questa qua. Parlo un po' inglese americanato perché così me l'hanno inculcato tanti e tanti anni fa, quindi è uno split section che comunque dovrebbe dividere. Ma pensa essere diversamente, significa, signori, che andiamo a testare un qualcosa che fa paura poi, fa paura veramente. Cioè,
Aspetta un attimino, Sì, prima ho ho fatto capito. Tu vedere. intendi che la pancia è dove sta adesso e quindi c'è. Sì, no, fa paura per questo. Se dovesse essere un qualcosa di diverso, la zona di equilibrio macro è questa, 4100. 4100. E sotto il 4100 arriviamo a zona Covid. Ma Quindi è tutto un dire. Quindi noi rimaniamo noi siamo ottimisti ottimisti. e diciamo che il 4300 dovrebbe essere la final destination. No? Ok. Chiaro. Allora, seconda Perfetto. fase prendo la condivisione, seconda parte Prego, andiamo sul reddito prego, fisso. prego. Andiamo sul reddito fisso che così lo riusciamo Sì, inizio pure io a e mettere comincia a impostare il così bund. ci prendiamo il tempo nella seconda parte per analizzarlo bene. Allora, come al solito, io devo ricordare che se noi siamo qui oggi è grazie a Luigi Pange e Stefano Bergiacchi, ma è grazie a WeBank. WeBank è il canale digital di Banco BPM, quindi mi raccomando, WeBank non è una banca, WeBank è un prodotto di Banco BPM, ossia il terzo gruppo bancario italiano, e ha anche un conto corrente, il prodotto di WeBank. E quindi questo conto corrente si può aprire con la promozione che è valida per i nuovi correntisti Banco BPM, perché comunque WeBank, la banca è Banco BPM, si può avere gratis sia in apertura, tenuta e chiusura conto, ossia zero spese. La promozione è valida fino al 3 ottobre 2023. Io non so se verrà rinnovata, perché come vi dico sempre, sono l'ultimo a sapere questo genere di cose, perché sanno che ve le vengo a dire e quindi di conseguenza non me lo dicono. Ma Quindi scusami un attimo, anche perché non ce n'è come questi sul mercato, cioè possono girare, cioè capisci cosa voglio sì. dire? Cioè non è Sì. altro, la pubblicità si fa da solo, non c'è, lo dico proprio Esatto. perché girando ho visto che non ce n'è, non ce n'è. Esatto, quindi è un conto gratuito per sempre e per i nuovi correntisti Banco BPM, mi raccomando, perché scade il 3 ottobre, ma comunque mi stanno chiamando in tanti, eh. No, no, ci credo, ci Non credo, è ci che. credo, ci credo. Allora, come si fa per aprire il conto? Lo potete aprire anche con lo SPID in firma digitale. Il conto viene aperto in un giorno, il conto corrente. Potete mettere in fase di apertura, in pagina 1, il mio codice promotore 90019. Questo vi interessa invece di più per quanto riguarda il trading e gli investimenti. Cosa vi permette di avere? Vi do la piattaforma di tre gratuitamente. Fate riferimento a questo video con Luigi Pancia. Ditemi che siete iscritti al canale di YouTube di WeBank, così mi fate piacere e io vi do la T3 gratuitamente. In più avete la personalizzazione delle commissioni per quanto riguarda tutta la vostra attività di trading, ma cosa più importante, avete l'assistenza da parte mia. Avete un referente oltre a tutti gli altri canali di comunicazione con la banca, avete me se per qualsiasi informazione, dubbio, perplessità, chiarimento, basta mettere in fase di apertura conto il codice promotore 90019 e in più vi personalizzo anche le vostre commissioni in base al tipo di strumento, quello che fate, cosa avete bisogno, chiamatemi che ne parliamo. Il codice promotore lo vedete qua, 90019, vi potete scrivere o chiamare su WhatsApp al 347 9196884. Prima di aprire il conto, dopo che avete aperto il conto, quando volete, durante l'apertura di conto. Se no, c'è la mail che è questa: pietro.froio@promotori.bancobpm.it. Questo è quanto. Andiamo, caro Luigi, a Yes. soddisfare la curiosità di Maxillo, Sì. No, che nel corso degli anni non siamo mai riusciti, tra l'altro, a no, qualche volta sì. Maxillo, convincere. Max, dai pure tu No, un cenno che ti abbiamo però. soddisfatto. Ci chiede, anche perché la ripetiamo perché magari chi non ha letto la domanda, ci chiede che sta guardando da LinkedIn o da Facebook. Buongiorno, si può dire che l'obbligazionario è la ricerca di nuovi bottom? Forse un grafico weekly ci può Sì. dire fin dove arriverà. Sì. Allora, cioè, in realtà, se dobbiamo fare un ragionamento di tipo macro, ma che rimane a sé stante, i rendimenti dell'obbligazionario sono così elevati in questo periodo E storico che eccolo qual è il qua, guarda. motivo per cui l'azionario dovrebbe essere attraente? Cioè, questo è il fatto. Certo, A eccoli qua. parità di rischi, io Sì. intendo. Titoli di Stato, l'ho messa apposta, guarda. Esatto. Allora, Germania 2,77. Anzi, Max,
Ti chiedo a quanto dovrebbe stare oggi il Bund, perché non ho fatto la comparazione. E nel caso lo puoi calcolare mo velocemente come facesti l'altra volta. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, ha raggiunto un picco di 4,5 del tenore a 10 anni, ok, però oggi 4,4 più 0,99, quindi è in salita. Ovvio, è ovvio che io mi sposto su qualcosa di sicuro rispetto all'insicurezza, no? Scusa, e se permetti, se ho qualche soldino, anziché di rischiarlo, io me lo metto un attimino lì, mi compro, c'ho una miriade di strumenti obbligazionari del tesoro e mi butto sul sicuro, no? Adesso, come la vuoi mettere? Nel senso che resto sull'azionario o resto o mi sposto sull'obbligazionario? Io, a me piace tantissimo il BTP, lo sai, è il mio amore, però sono esposto anche con un po' di azionario. Ma sta ben sicuro che la liquidità mia in questo momento che ho, ok, io me la porto sull'obbligazionario, io personalmente. Ho preso addirittura qualcosa di obbligazionario messicano. Quindi per dirti. Ho preso Perfetto. le, per dirti, ho preso le, ho, ho preso le Pemex, che è la prima compagnia petrolifera statale del Messico. Ho preso un obbligazionario, l'ho preso a 57, mi sembra, 56 o 57 in decennale. C'ha un rendimento C'è un rendimento del 6, quasi 6, se non 5, 5, roba, o quello 5, 5, 5, annuale 6. Sì, annuale. a Eh? No, no, scadenza annuale. Ah. più 100% praticamente. Bravo, capito? Cioè, per dirti. Ho messo un qualcosino, non tanto, però l'ho preso per dirti, perché là è quello che trovi, il quid in più, capito? Ah, in tutto questo volevo solo dirvi una cosa che è importante secondo me. Ritornando al nostro amato S&P, il VIX sta rientrando da un canale basso e questo vi deve far pensare. Si è bloccato? Si è bloccato. Vediamo, sì, si è bloccato. Ricarica. Vediamo se ricarica. Eccolo qua. Vedete? E lui non è che è rimbalzato con decisione. Ci ha prima pensato. Quindi significa che questi volevano tenere il livello qua. Quindi speriamo che questo sia il suo massimo, massimo questo. Che non voglio pensare se arriva qua. Se arriva qui siamo ai 4.100 di S&P. Quindi, ecco. Questo è quanto. Per Però quanto riguarda cos'era a aprile, luglio, i livelli di luglio, di agosto, scusa. questo qua, di questo massimo qua, 3 aprile. Sì, Aprile. inizio aprile. Ah no, era 2022 quelli che vedevo alti, ok, sì, perfetto. No, i news, Max, l'ho pigliato. Allora, la bene, Ok. in dollaro, disclaimer, non è un Sì. consiglio, No, 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 mi un'indicazione, sta assolutamente, facendo li ha delle presi. domande e noi stiamo rispondendo a quella Certo, che è. però lo diciamo Assolutamente. anche, poi sembra Sì. che No, 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 vogliamo, non sono no. consigli, No, no. No. assolutamente, sì, è una È chiacchierata una di chiacchiera. bravissimo, bravo, mi piace. È una chiacchierata, è una chiacchierata. Allora, questo è il Bund. Il Bund, se non erro, quando noi stavamo facendo l'altra diretta, dicevo che se non rompe più o meno questa zona qua, non mi ricordo se era questa zona onestamente, cioè se lui non si metteva al di sopra di quello che era il suo laterale, e questo è il suo laterale, dove al centro sta distribuendo, quindi perché se voi fate caso, una, due, tre, quattro e quattro e mezzo. Questa zona è stata battuta molte, molte volte, quindi significa che sta distribuendo. E questa zona di volume profile, dopo rispondo precisamente alla domanda di Max, okay, si trova al di sotto di tutte le distribuzioni, dove i massimi sono stati sempre decrescenti, dove loro hanno fatto mini laterali e hanno shortato. Mini laterali hanno shortato, ovviamente, distribuzione. Questa è la distribuzione. Ma questi stanno scendendo. Questi non se ne parla proprio di invertire una minima price action. E siccome il future non va oltre certi dati, mi rifaccio a quello che è
il contratto continuo che è presente su TradingView, ok? Quasi scende, e quasi scende, e se quasi scende e lui arriva a bucare quella che è la sua distribuzione precedente, e quando intendo distribuzione precedente, ripeto, è il laterale che ha fatto precedente, o lo sfrutterà come supporto in base a quella che è tutta l'accumulazione, Stiamo parlando di l'aggregazione. livelli del 2009. Sì, è quello, non è, cioè, per forza. Intanto già ha bucato questo livello, ok? E già sta in pieno attraversamento di questa mini distribuzione che sta qui e la sta attraversando. Se poco poco buca questa grande di distribuzione, ok? Il 120 è quasi sicuro. Quindi ciò vuol dire che se sta roba continua a scendere, i rendimenti si alzano. Okay. E lo switch tra azionari e obbligazionari diventa ancora più appetitoso. Cioè, mi state capendo, Sì. no? Quindi è tutto relazionato. E quindi vediamo che, cioè, io infatti sto ancora fermo con la mia liquidità per l'obbligazionario, ok? Perché un colpo voglio sparare, questo giro, ho spalmato quello che volevo spalmare, adesso c'ho un altro colpo e lo voglio sparare tutto al momento opportuno, ok? È il E momento quindi opportuno, non è ancora arrivato, no, penso. per me, secondo me no, secondo me no, assolutamente. Io adesso voglio vedere questa roba, trattare questo limite inferiore, anche perché non voglio, cioè non voglio sperare che si arrivi nel 2008 qua, eh. Qua siamo 2008, 2009, non Eh ci no, non è voglio, non bellissimo. è bellissimo se arriviamo là. 2008, 2009, 2011, mi ricordo che ci fu il fatto di Berlusconi con il nostro spread a 500 e qualcosa, se Sì. non ricordo male, era proprio novembre 2011. E stavamo qua. Se noi qua ci arriviamo, okay, lascio a voi l'immaginazione. Max, lascio pure a te l'immaginazione. Metti insieme tre o quattro tasselli e ti viene da sé la risposta. Quindi, per adesso questo è in discesa. C'è poco da fare. Vediamo se adesso recupera qualcosina per distribuzione. Vediamo se loro vogliono. Io spero che loro vogliono questa macro distribuzione. Ok? Così si vanno a fare il bottom qui e da qui spariamo la nostra cartuccia. Ecco. Un po' di situazione e poi si va. E quindi da lì significa che siamo in vantaggio, ma di molto però, eh? Di molto, di molto. E Quindi quindi via. traslo la domanda sul cash. Per adesso anche qualcosa di cash italiano magari è meglio, Grazie, Max. è meglio, cioè, traslato sul cash italiano dei BTP proprio. Parlo dei BTP, eh? Sì, Quello non c'è qualcosa che può scompifferare l'interesse, diciamo. guarda, il BTP è nella stessa condizione. Eccolo qua il BTP. Cioè, di che cosa vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare? Boom, 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 boom. E questa forza long non è long. Questa forza long sono è cibo per lo short, perché io quando vedo questa forza che dovrebbe fungere da supporto, okay? E quando viene creato il supporto a livello volumi, non voglio parlare di volume profile, di volumi, prendete i picchi come aggregazione di volumi, e questi volumi non sfociano come long, e io devo fare 2 più 2, capisci? Quando tutti i compratori che tentano di comprare, questi sono pure quelli che voglio entrare perché non voglio perdere la corsa, voglio entrare perché non voglio perdere la corsa. Tu aspetta, perché capisco l'euforia, l'entusiasmo che la gente mette perché non vuole perdere la corsa, ma tu devi aspettare anche un po' di timing, perché se dopo entri qua e subisci un po' di flottante negativo, vabbè, se per investimento non ti dovrebbe far paura il meno 20.000, il meno 30.000 K. Ok, quindi dovresti aver capito più o meno come funziona il mondo dell'obbligazionario. Aspetta, che perdi qualche punto sotto, ma ti subisci poco di flottante negativo pure per star sereno te, ok? Cioè non costa niente, no? Quindi il BTP come il Bund è in fase calante. Quindi aspettiamo un altro poco. Io faccio riferimento veramente al Bund.
tecnicamente, perché quando inizia a salire il Bund abbiamo qualche speranza pure noi. Quindi vediamo un attimino il Bund se intorno a quel 120 come si comporta, perché io penso che se non è 120 ma 110, 110-120 quello è il lasso che mi do di tolleranza per un reversing, Ma no, che non altrimenti. aumenta lo spread sta a 184. Sì, quello è da valutare ovviamente, è da relazionare, non da valutare. Cioè se arriviamo a 120 significa, dovremmo, non dico 500 di... Non dico 500 di spread, però non può stare nemmeno a 180, questo è poco ma sicuro. Okay? Quindi ecco, valutare tutte Ultima queste cose e via. In cosa, cosa sta facendo il DAX in questo momento? questo momento il DAX sta recuperando. Se Ecco vai a prendere un giornaliero sul DAX, qua. prima domanda, stamattina, negli ultimi 9 minuti, stamattina ha partecipato a quello che stiamo vedendo su FIBSP oppure è Negativo, è stato... tutto negativo, è un Sì, sell-off flush. però, nel senso, siccome è in una... Possibile collegarsi alla chat? Chiedo a Stefano Bargiacchi se abbiamo qualche problema di collegamento su YouTube, perché secondo me siamo disconnessi. Su YouTube no, mi ha risposto Max, risposta molto chiara e soddisfacente. Sì, ma poco fa, secondo me adesso. Stefano, Sì, se eccoci. Allora, andiamo abbiamo problemi? subito. No, faccio una verifica velocissima. Tu lo vedi? Io su YouTube vedo che non va. No, a me risulta in A te, a streaming, te, a adesso te, a te vedo. gira? Scusate. A me risulta in streaming, però... Max, se puoi scrivere un attimo, puoi fare un No, test allora, su ok. chat? Sì, no, ci siete, ha risposto. È la mia connessione a internet Ah, che è andata dall'altro ok, computer, non perfetto. qua. Proseguiamo, proseguiamo. Ok, No, perfetto. scusate. No, scusate, ho visto la diretta che si era bloccata, quindi ho detto No, che... no, 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 tutto Niente, regolare. come hanno detto. Dicevamo, quindi non riesco più a leggere le domande io adesso, da questo momento. No, Scusa, no, leggile sì. tu, dai, No, dai, no, no, ma tutto a aiutami, posto. aiutami. Ci stanno Niente. seguendo. Scrivetemi su WhatsApp, io su YouTube non... Ok. Niente, Grazie. dicevamo, il DAX. Sì. Il DAX... Il DAX sta scendendo senza volumi in questo momento, Sì. però sta recuperando per ribilanciamento. Ripeto, era un sell-off proprio stupido, ma proprio stupido. No, Stupido, ma stupido, la stupido. domanda era un'altra. Ah, ok. È in una zona però più pericolosa, Il DAX? sì, rispetto al, fi al, fi rispetto al FTSE MIB LSP, perché è sulla parte bassa di un laterale più importante, detto tra virgolette, no? Vi faccio capire Ne una devo bella stare cosa sul attento. DAX. Guardate bene. Allora, ripeto, questo volume profile è solo della salita, della discesa e dove sta adesso. Ok? Quindi è molto chiaro che sotto ha supporti molto labili, a meno che non faccio riferimento ai daily, ai profili daily, non posso avere contezza di quello che tecnicamente ha tradato oppure ha scambiato come volumi profile dietro. Ma se vedete questa, vi mettete un attimo paura. Ecco. Eccola qua. Ecco, era E questa. qui ho capito quello che volevi sapere. Per mesi adesso il DAX non ritorna al di sopra di questo Evolving Node, cioè al di sopra dell'apertura, che c'era pure arrivato. Io però speravo che lui breccasse il massimo di ieri, ok? Quindi purtroppo non l'ha fatto, non l'ha fatto. E vi dico ancora un'altra cosa. Vi faccio un'altra analisi ancora un pochettino più dettagliata. A prescindere che il DAX ha due gap sopra, uno qui, io non credo ai gap, però comunque sono anomalie di mercato che ci sono, ok? Questo qui ha due gap. Questo è l'RSI un po' particolare, però mi dà indicazione che questo laterale è in forza reversing. Non ci voglio credere perché altrimenti ci resto male, però è rientrato in questa zona. Scusate un attimino perché mi serve un attimino la matita. Eccola qua. Mi rientrare un attimino da qua. Eccoci. È rientrato da questa zona qua, è tutta zona distributiva. Ok, questa è la sua parte
concentrata degli scan. Okay? Questa qui è stata una macro assorbita che ha causato il volume profile che abbiamo visto, okay? Cioè quello di lungo periodo, che è questo, questa roba qui. Se lui adesso non si mette al di sopra dell'apertura di oggi e andare e rientrare in quella che è la sua zona tecnica distributiva, non vorrei essere falloso, ripeto, però è un qualcosa che il mercato deve fare, altrimenti non accetta i prezzi. Cioè, se lui non fa questo movimento, significa che chi deve fare affari non trova il suo equilibrio in quel range trading, ok? E se lui adesso rientra in questa sua parte comprando a mani piene, allora il 16.100 potrebbe essere rivisto, potrebbe essere rivisto ovviamente il 15.900, tutta la sua parte ridistributiva. Ok? Ma se boom, arrivano di nuovo a shortare, e ripeto, oggi questo short dai massimi ai minimi, secondo me non aveva proprio senso, ma non aveva senso. Ok? Lui si ritroverà a testare un qualcosa di basso. Quando parlo qualcosa di basso, parlo esattamente del 15.000, ma ci andrà proprio dritto, dritto, dritto. Se non sarà 15.000, sarà 15.170. Ma proprio tranquillo, questo sarà 15.170, 180, quello è. Perché la distribuzione sua, volumetrica, è questa in questo momento. Ok? E questa qua è solo una prima parte di una macro più grande. Quindi vediamo un attimino come andrà a finire. Ovviamente queste sono analisi a spanne, ma poi quando poi ci vai nell'intraday e sei su certi livelli, devono accadere dei tecnicismi particolari. Intanto il nostro S&P sta andando a mangiare la liquidità che sta a 4.364. Quindi vediamo pure se la va a pigliare Come anche un dicevamo attimo prima. qua. Sì, ma perché era evidente quello che stava succedendo sotto, eh? Cioè, tranquillo, quello era. Ma anche per il volume profile che si stava costruendo, Certo. era impossibile quello che era successo e come è successo, no? Non aveva proprio senso quello che è successo, quindi vediamo l'equilibrio dove lo ritroverà. E quindi, ecco, io devo vedere oggi chiudere il benedetto DAX al di sopra diciamo dell'open. Vorrei tanto vederlo al di sopra dell'open e poi lì vediamo un attimino come si comporterà. Oggi l'intraday sul DAX era bellissimo, veramente lo swing minimo era molto visibile, devo dire la verità, non lo dico perché per qualcosa ve lo faccio anche vedere un attimino, perché hanno switchato completamente la liquidità sui minimi. Ecco qua, questo è il minimo che ha fatto, ok? Hanno switchato completamente la liquidità da selling a buy, proprio in un attimo, creando proprio dei disequilibri e degli sbilanciamenti proprio in buy, e lo vedete pure qua, vedete? Hanno creato degli squilibri molto importanti che per il buy è molta aggressività, ecco, dove in short quasi non si è visto sulla parte finale, ma già stavano in laterale, ecco, quindi i minimi di delta stavano comunque, i minimi pullbeccati comunque erano in rientro, ecco. Vediamo un attimino come si evolve la giornata, però questo dovrebbe essere range trading, a meno che S&P ci fa la grande sorpresa che recupera e si tira appresso tutto il comparto indici, diciamo. Vediamo Vediamo quello che pomeriggio cosa succederà, succederà. Bene, ecco. Perfetto. allora, bella puntata. Abbiamo fatto Grazie. S&P, Bund, BTP, questo Sì. par fine di DAX, ma direi che siamo stati poche cose, ma siamo stati abbastanza chiari. Ah, ultima considerazione sul DAX, perché poi mi guardo e perché c'ho i grafici sopra. Ci hanno pensato troppo per non shortare più, ok? Ok. Guarda, questo è l'esempio in micro, ma in macro è la stessa cosa. Quando i volumi devono agire in un certo momento, devono lasciare traccia, assolutamente. I volumi lasciano traccia. Se li sai interpretare, hai un piccolo vantaggio. Il sacro graal non ce l'ha nessuno, però hai un piccolo vantaggio. E quindi sai come affrontare quella situazione, cosa aspettare per non poi non trovarti contraria, ok? Devi avere sempre la conferma ultima. Poi se arriva lo stop, pace, il tuo dovere da buon analista l'hai fatto. Poi quello è. Poi quello è. Chiaro. Perfetto. Allora, riprendo la condivisione un'ultima volta, vi condivido.
Se avete bisogno di qualche informazione, allora riguardo l'attività di Luigi, mi raccomando, andiamo a riprenderlo. La pagina, tra l'altro, è anche comunque c'è il link di YouTube della Sì, pagina di Luigi, quindi la prendete anche direttamente su YouTube se state sono guardando la. molto di nicchia, quindi a chi piace Sì, questa roba poi. è chiaro che sì, l'analisi volumetrica è molto precisa, molto approfondita, quindi è chiaro, non è generalista, ecco, come No, approccio. assolutamente. Però se qualcuno vuole avere maggiori informazioni, da qui, insomma, ci sono anche solo per dare una sbirciata al canale pubblico di Telegram, dove sono le analisi, poi uno si fa un'idea, insomma. E questo per quanto riguarda i contatti per Luigi. Scusate. Bevi un po', no? Dai, ti rubo lo schermo. No, ce la faccio. Mi trovate. Dicevo, al 347-9196884, anche su WhatsApp, se volete scrivermi velocemente, non so, mi chiamate. pietro.froio@promotori.bancobpm.it. Mi raccomando, se decidete di aprire il conto, il codice promotore è 90019. Interrompo per fare i complimenti, come al solito, e ringraziare Luigi Pangia. No, ringrazio voi, ringrazio i Bank, Simona e tutti quanti voi dello staff. E lo Stefano Bargiacchi E è con Stefano noi. Bargiarchi, giusto, Grazie, giustissimo. grazie. E grazie soprattutto a voi per essere stati con noi. A mercoledì. Ciao, buona giornata. Ciao Stefano.